Letizia Giorgianni, candidata al Consiglio regionale, perché la tua presenza qui davanti proprio all'ospedale, al nosocomio del Casentino? Perché negli ultimi anni si è registrata una progressiva e continuo smantellamento dei servizi dei nostri ospedali di territorio. Questo è il progetto evidentemente di risparmio della Regione Sanità in tema di sanità sulla pelle dei cittadini. Ho conosciuto ormai da anni Carlotta Balzani e si è sempre battuta all'interno del Comitato Salute Casentinese proprio affinché i cittadini possano contare ancora sul loro ospedale. Sulla salute non si scherza. Non credo che sia un progetto vincente quello di risparmiare in servizi. Questo ospedale oggi sta diventando sempre di più una scatola vuota. Ovviamente questo significa un problema anche serio e urgente per i cittadini. Quindi oggi sono insieme a lei per sostenerla. Ecco, il tuo progetto per appunto il Consiglio regionale, qualora andassero bene questa tornata elettorale. La sanità è al primo posto. Come dicevo prima, la sanità deve essere un tema centrale per i cittadini. Abbiamo visto quello che invece è la concezione di quello che è stata la regione fino adesso in tema di sanità, queste famose area vasta, l'area sud-est Siena, che l'area sud-est appunto, che ha portato a un impoverimento del territorio per quanto riguarda i servizi sanitari. Sempre con la scusa del risparmio si è accentrato in un unico punto ovviamente sia la gestione che i servizi, provocando ovviamente disservizi per l'utenza finale, che anche per interventi o per visite meno importanti devono percorrere diversi chilometri. Dalle battaglie civili che ti hanno visto davvero protagonista in questi anni alla politica, è un salto, è un percorso, diciamo così, coerente? Cos'è? È sempre un impegno a favore dei cittadini, che sia un impegno civico o che sia un impegno dentro le file di un partito, lo ritengo sempre un mettersi a disposizione veramente. Con un pochino di amor proprio posso dire che molti candidati potranno dire quello che potranno fare e quindi potranno promettere. E dal canto mio posso dire quello che ho già realizzato a favore di una comunità, e cioè l'ottenimento dei famosi risparmi per centinaia di migliaia di risparmiatori, e con questa grinta, se i cittadini lo riterranno, mi potrò mettere a disposizione per nuove e future battaglie sempre a favore di questo territorio. Il motivo della manifestazione di questa mattina? Siamo qui questa mattina per manifestare contro le menzogne che sono state propinate dalla classe politica di recente relative al nostro ospedale. Mi riferisco all'inaugurazione del pronto soccorso. Ebbene, a oggi noi non disponiamo più di un pronto soccorso. In seguito ai tagli che si sono susseguiti in questi ultimi anni, partendo dal punto nascita nel 2016 dell'urgenza chirurgica, siamo andati a perdere delle figure cardine all'interno del nostro presidio, come anestesisti, chirurghi e ostetriche. Queste figure sono necessarie all'interno di un pronto soccorso per definirsi tale. Con questi tagli quindi il nostro reparto si è andato a declassare e oggi noi disponiamo non più di un pronto soccorso ma di un centro di primo intervento. Questa informazione era doverosa da parte nostra divulgarla alla popolazione, perché in casi di emergenza urgenza, ahimè, ad oggi fermarsi a Bibbiena può veramente recare un rischio alla vita di noi utenti. Infatti anche le ambulanze qui in loco hanno l'obbligo in casi gravi di dirigersi direttamente all'ospedale di Arezzo. Quindi questo è veramente disdicevole. Perché? Perché questa informazione o fake news, come meglio definirla, è stata diffusa in tempo di campagna elettorale. Quindi era da parte nostra un dovere andare a sfatare questa cattiva informazione, ed è per questo anche che nella prossima settimana abbiamo incaricato i nostri legali per depositare un esposto alla Procura della Repubblica appunto per trovare le responsabilità di questa menzogna. Ovviamente quello che sta succedendo a oggi riguarda appunto il pronto soccorso, ma è un disegno ben più ampio quello che stiamo vivendo e subendo, ovvero stanno
smantellando la sanità pubblica e quindi calpestando la nostra Costituzione. Noi siamo per la difesa della sanità pubblica e per l'attuazione della nostra Costituzione, che garantisce la sanità e quindi servizi ospedalieri, soprattutto per delle vallate montane come la nostra, a prescindere da qualsiasi vincolo economico e di bilancio.